I vegani oggi sarebbero degli incoerenti perché si vestono con prodotti di finta pelle e mangiano i surrogati della carne, del formaggio e delle uova. I surrogati sarebbero quegli alimenti che senza essere di origine animale ricordano quel gusto, anzi hanno lo stesso identico gusto. Quindi questo è una campana di chi ci vuole demonizzare e questo video lo rivolgo agli onnivori. Io quando smisi di mangiare carne, non è che smisi perché da un momento all'altro la carne non mi piaceva più, ma smisi per un discorso etico. E quindi inizialmente mi sono nutrita spesso dei surrogati della carne. Che problema c'è? Se uno decide di fare una scelta per etica e per un periodo della sua vita mangia qualcosa che non ha ammazzato nessuno, che gli ricorda il gusto che ha assaggiato fino a 2 giorni prima. Dal momento che in tanti ci vengono a dire ma la carne è buona, allora questo risolve anche il problema del gusto. E allora che incoerenza c'è? Al di là del fatto che non bisognerebbe mettere il gusto sotto l'etica perché dovrebbero essere su due piani differenti, ma se si può continuare a sentire un sapore senza ammazzare nessuno, che incoerenza c'è da parte di chi decide di diventare vegano e mangia determinate cose che non hanno mandato al mattatoio e fatto sgozzare nessun altro, che non hanno fatto allontanare dei neonati dalla loro madre, che sono i vitelli, che dopo 3 giorni vengono separati dalla madre. L'altro giorno passava un allevatore al nostro video presidio e diceva: è tutto vero, succede così. Le mucche piangono disperate, perché dopo 3 giorni il vitello viene portato via. Tornando al discorso della pelle, la pelle finta viene fatta con materiali di scarto della plastica in alcuni casi, in altri casi col riciclo dei copertoni delle macchine o comunque con il riciclo della plastica. Questi sono alcuni dei metodi, tutti meno impattanti rispetto alla lavorazione delle pelli di origine animale, lasciando perdere il fatto che non muoiono animali utilizzando la pelle finta. Quindi che problema c'è nel momento in cui mi metto una cosa che mi ricorda perché esteticamente è uguale quello che mi mettevo prima, sono incoerente? Perché decido di non uccidere qualcuno? Perché posso mettermi la stessa cosa senza aver ammazzato nessuno? Senza aver fatto scuoiare, spiumare, sgozzare degli esseri viventi? Probabilmente il vero fastidio che portiamo noi è mostrare che la scelta è semplice, è a portata di mano e queste persone qua preferiscono buttarci la croce addosso piuttosto che dire sì, è vero, è semplicissimo, senti lo stesso gusto, ti vesti come prima, non hai ammazzato nessuno. Punto.